Da ieri, Monsignore Andrea Andreozzi, in un clima di festa e di cordialità, ha preso ufficialmente possesso della sua diocesi. La città di Fano, ma anche i rappresentanti delle altre diocesi riunite, Fossombrone, Cagli e Pergola, lo hanno accolto con gioia, facendogli subito sentire il calore del loro abbraccio. In un pomeriggio davvero caldo, fanesi e autorità provenienti da tutta la diocesi gli hanno espresso il loro benvenuto sul palco eretto al Pincio, dove il sindaco Massimo Seri ha donato al presule un cofanetto contenente due stemmi, quello antico e quello moderno di Fano. È un po' come avergli consegnato le chiavi della città. Fano è molto cambiata in questi anni, come sono cambiati i tempi in cui viviamo. Le recenti crisi congiunturali, la pandemia prima, la guerra poi, hanno profondamente trasformato le persone che oggi sono scettiche, insicure, insoddisfatte. Eppure Fano ha dimostrato in questi anni che l'unione fa la forza, che se si resta uniti si possono affrontare meglio anche le situazioni più dure. Non solo, nonostante una tendenza all'individualismo e alla chiusura, Fano ha mantenuto intatta la capacità di saper accogliere. Un concetto questo che è stato ripreso anche dal prefetto Saveria Greco, che ha chiesto la collaborazione della Chiesa sia per meglio tutelare la sicurezza dei cittadini che per prevenire le devianze e le dipendenze dei giovani, che per meglio assistere gli immigrati, i quali nel nostro territorio sperano di trovare un futuro migliore. Don Andrea, così come lo hanno semplicemente apostrofato i giovani, quasi a farlo sentire uno di loro, è stato accolto dagli iscritti dell'Azione Cattolica, dagli scout, da molti sindaci di comuni della diocesi, da politici e dalle forze dell'ordine, da molti presbiteri e diaconi. Sul palco accanto a lui c'erano due carabinieri in alta uniforme, mentre hanno attestato la loro presenza con il gonfalone i comuni di Fano, Cagli, Pergola, Cartoceto, San Lorenzo in Campo e Apecchio. Monsignore Andreozzi è apparso particolarmente emozionato. Con il suo spiccato accento fermano ha ringraziato tutti, forze dell'ordine, protezione civile, volontari per l'accoglienza dimostrata. Ha sottolineato il valore dell'accoglienza, del dialogo tra le generazioni, della cura dei figli e degli anziani, del volontariato, della pace. Poi ha aggiunto: un secondo atteggiamento, quello che più mi sta a cuore, il gioco dal basso. Nel calcio moderno molti allenatori privilegiano questa tattica che permette una visione del gioco ad ampio respiro e fa partecipare tutti all'azione, a cominciare dal portiere. Si capisce che mi piace seguire il calcio, ma questo stile credo che sia davvero necessario per coinvolgere tutti, fin dalla progettazione di un'azione. Ed è uno stile che richiede sia il pensiero, sia una preparazione, ma poi anche richiede a tutti di giocare e di scendere in campo. Respiro quest'aria di festa che mi circonda e che mi dà tanto coraggio e tanta forza per cominciare nel migliore dei modi questo mio servizio. Dal Pincio Andreozzi si è recato in Duomo, dove ha ricevuto l'ultimo saluto di Trasarti. Poi, entrato in cattedrale, ha celebrato la messa solenne insieme ad 8 vescovi, decine di sacerdoti e diaconi e tanti, tanti fedeli. Quindi si è recato al Gonfalone e nella Pinacoteca di San Domenico per salutare altri cittadini.